Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi sapete, figlioli miei cari, che la Chiesa celebra la festa di San Luigi Gonzaga, santo nominato dai papi patrono ed esempio e modello della gioventù. Lui era non solo un nobile, ma era membro dei principi del Sacro Romano Impero, quindi della gloriosa famiglia dei Gonzaga. Nato in provincia di Mantova nel 1568, aveva una madre che era però, prima che una straordinaria donna di corte, una santissima donna, quindi sto ragazzino dava subito segni di una certa angolatura e quindi la madre lo educò molto molto bene. E fu poi circondato da una schiera di santi. Lui a 10 anni fece spontaneamente voto di castità e di verginità alla Madonna e ricevette, pensate, la comunione da un certo San Carlo Borromeo a 12 anni. Ricevuta la comunione, sente la vocazione al sacerdozio, e però il padre, non potete immaginare che era tanto contento, e quindi comincia un braccio di ferro che è durato 4 anni, fino a quando a 16 anni entra tra i gesuiti a Roma, i gesuiti della prima ora, quando i gesuiti erano carri armati veramente straordinari, spettacolari. Pensate che il padre spirituale, altro santo che ebbe, San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino è stato veramente un colosso, della dottore della Chiesa, tra l'altro, quindi un santo straordinario, un difensore della fede cattolica veramente impressionante. E San Luigi morì giovanissimo, a 23 anni, perché stava a Roma scoppiò la peste, e lui, senza nessuna paura, è andato a curare gli appestati, si è ammalato e è morto. Giovanissimo, quindi è stato un santo che si è distinto, così veniamo alla lettura di oggi, per due grandi virtù: la purezza straordinaria, custodita non soltanto nel corpo ma anche in tutti i sensi, e la austerità. È stato un'anima profondamente penitente. Oggi Gesù nel Vangelo ci ha parlato delle opere penitenziali, mentre la prima lettura San Paolo ha chiuso il discorso, l'abbiamo già visto ieri, su quest'opera di misericordia, di elemosina, sostegno di questa Chiesa, ricordandoci una cosa molto bella, che Dio ama chi dona con gioia, perché non soltanto l'elemosina bisogna farla, ma bisogna farla anche gioiosamente, col sorriso sulle labbra. L'elemosina, abbiamo ascoltato nel Vangelo, è una delle tre opere penitenziali, insieme alla preghiera e al digiuno. Questo soprattutto durante il tempo della Quaresima, la Chiesa ci invita a fare ampie esercitazioni, però sapete che la Quaresima è il tempo dell'esercitazione intensa, ma poi queste opere un cristiano, San Luigi ne è un grande esempio, appunto per la sua austerità, le pratica ordinariamente, quindi vive una vita informata a queste virtù, poi certamente a seconda del grado di santificazione e di perfezione a cui tendono le singole anime, hanno chiaramente delle proporzioni e delle intensità differenti, no? La cosa importantissima che Gesù raccomanda è che queste sono opere che si fanno sotto gli occhi di Dio e per amore di Dio, e quindi vanno possibilmente, il più possibile, appunto celate agli occhi degli uomini. È molto importante che noi impariamo a fare le nostre azioni davanti all'Altissimo. Questo non è tanto difficile fare l'esame di coscienza. Bisogna appunto vedere se queste cose, che quando le compiamo, evitiamo per quanto sta in noi, per quanto è possibile, di farle conoscere. Certo, diceva San Girolamo, e concludo, dice: l'umiltà va sempre d'accordo con la verità, e quindi per umiltà non possiamo usare la menzogna. Che significa? Supponiamo che tu un giorno stai facendo un digiuno, e uno ti fa una domanda diretta o ti invita a pranzo, se ti costringe, è meglio dire la verità, quindi rivelare quest'opera che non andrebbe rivelata, piuttosto che dire una bugia, perché tu non lo stai facendo in quel caso volontariamente, non è che lo stai sbandierando per farti pensare che sei santo. Quindi si celano, ma a volte le circostanze necessitano che purtroppo non possiamo fare altro. Altre volte, qualche volta, è il nostro Signore, che quando lo fa Lui non c'è nessun problema, che svela l'opera di qualcuno perché sia conosciuta per l'edificazione del prossimo. L'importante è che mai noi volontariamente mettiamo in piazza queste cose, perché altrimenti, come dice il Signore, la ricompensa ce la dà appunto la gratitudine e l'ammirazione da parte degli uomini, e poi perdiamo quella più importante, che è quella celeste. Preghiamo tanto San Luigi, specialmente per questi nostri cari giovani, e perché possano in qualche modo, non lo so come fanno,
come possono fare in questo contesto così corrotto, riscoprire l'importanza e la bellezza della virtù della purezza, che veramente oggi tra i giovani veramente più che mai non solo minata ma praticamente quasi distrutta. Il mio caro nostro vescovo Monsignor Petrocchi, ricordo bene i suoi discorsi che faceva 20 anni fa, quasi diceva ai genitori: state attenti, perché la soglia dell'età dell'innocenza si va sempre più abbassando. Adesso con quello che gira in televisione non lo so se la soglia dell'età dell'innocenza esiste ancora, perché questi poveri ragazzini sono aggrediti fin da tenerissima età, e con i chiari di luna che girano non è che le aggressioni si può pensare che vadano diminuendo, anzi sapete bene che la scuola sta diventando veramente un posto problematico, vi assicuro che tante famiglie stanno veramente in crisi, alcune disperate, perché sanno bene che facciano, mandi i miei figli a scuola, ma sanno bene che con certi programmi, con certi indottrinamenti che cominciano a fare, pure la scuola anziché essere un aiuto per le famiglie, insomma, che cercano di seguire certe valori, a volte diventa un ostacolo. Preghiamo, perché la preghiera è sempre possibile, e che il Signore ci faccia un po' di luce e nella sua bontà e misericordia aiuti tutti noi. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.